San Francesco di Sales dice che tutto questo avviene perché prima nel cuore di Francesco c'è questo ingresso forte di Dio che segna il suo corpo e poi tutto questo appare anche esteriormente. Quando padre Atanasio venne a predicare la novena di San Francesco a San Giovanni Rotondo, citò proprio questo esempio di San Francesco di Sales. E dopo la novena, come si sa, i frati discutevano un po' di queste cose, tante volte anche per far parlare Padre Pio ed entrare nel suo mistero. A un certo punto una persona, un frate, chiede direttamente a Padre Pio, ma è vero che prima tutto avviene dentro e poi le stimmate fanno vedere fuori quello che è avvenuto? E Padre Pio dice, sì, è proprio così. Quindi anche nella sua vita è avvenuta questa trasformazione interiore dalla quale è emersa la ricchezza che c'era dentro attraverso le stimmate.